Sì, eccoci con Carla Ruocco, rappresentante del direttorio, a cui grandissimi festeggiamenti, avete doppiato Roberto Giachetti. È un voto contro Renzi o è un voto per i 5 Stelle? È un voto per i cittadini di Roma e di tutta l'Italia, è un passaggio storico importantissimo. Il fatto che le persone abbiano avuto la possibilità di votare una forza politica vicina a loro e soprattutto legata ai temi reali e della vita concreta, una politica che finalmente diventa dei cittadini e noi siamo portavoce di quelle persone che hanno votato. La vittoria anche forte a Torino, una vittoria anche per certi versi inaspettata, per voi che significato ha? È anche qui un segnale importantissimo. Le persone vogliono abbracciare questa nuova era e noi siamo pronti per governare. Lo abbiamo dimostrato già come forza di opposizione, lo abbiamo dimostrato nei comuni in cui già stiamo governando e adesso siamo pronti per governare queste nuove città. Avete la grande responsabilità di governo, non potete fallire, la sentite questa responsabilità? Assolutamente sì, siamo persone responsabili, per questo siamo qui e sicuramente faremo grandi cose. Come dicevo, è un passaggio storico importantissimo. La politica vecchia ci lascia tanti debiti e tante difficoltà da gestire. È per questo che adesso ci siamo noi, proprio perché vogliamo dare una svolta, non vogliamo vedere più situazioni di dissesti finanziari, tasse che sono sulle spalle dei cittadini, servizi di livello bassissimo a fronte di tutto questo. Noi diamo un cambiamento e una svolta. Senta, Chiara Appendino e Virginia Raggi sono due volte un po' differenti da quelli che si sono conosciuti del Movimento 5 Stelle, ricordiamo i Vaffa di Grillo, che oggi è qui con voi insieme con Gian Roberto Casaleggio. Ha cambiato volto il Movimento 5 Stelle di governo? Io sono orgogliosa di essere nel Movimento 5 Stelle da circa 10 anni e non mi sento tanto distante, anzi molto vicina a Chiara e Virginia. Direttore, non so se avete delle domande da studio, anche voi. Grazie.